Piemonte in festa domani per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà a Cuneo per la celebrazione del 25 aprile. Il Comitato Plastic Free al Forte Acqui di Alessandria a Silvano d'Orba per la giornata mondiale dell'acqua. I volontari di Anteas di ritorno da una missione in Ucraina, pronti a ripartire a settembre. La bellezza dell'arte ad Alessandria con una mostra antologica dell'artista Carlo Pace intitolata Segni materiali fonemi, inaugurata a Palazzo Vetus. Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete sentito dai titoli. Il Piemonte si prepara a festeggiare il 25 aprile col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato sarà infatti domani a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves in occasione del 78° anniversario della Liberazione. L'arrivo del Presidente Mattarella è previsto dopo il tradizionale saluto all'Altare della Patria a Roma alle 11 dallo scalo di Levaldigi. La cerimonia poi solenne al Teatro Toselli di Cuneo con le autorità istituzionali civili e militari e i 247 sindaci della Granda. Fra le molte tappe in scaletta, la visita alla Casa Museo di Duccio Galimberti, l'avvocato partigiano eroe della città. La provincia di Cuneo, così come quella di Alessandria e di Asti, è medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana. Nel capoluogo di provincia alessandrino, domani alle 8:30 al cimitero monumentale verrà deposta una corona d'alloro alla lapide ai caduti. Alle 9 analoga manifestazione in cittadella. Seguirà alle 9:30 la messa in Duomo. Subito dopo il corteo si muoverà verso gli androni di Palazzo Ghilini e Palazzo Rosso prima di arrivare alle 11 al monumento dei caduti di Corso Crimea. La mattinata si concluderà con l'orazione ufficiale di Alexander Hobel e la lettura della motivazione della medaglia d'oro al gonfalone della provincia. Ora la cronaca ligure, prima ha causato un incidente stradale, poi all'arrivo dei carabinieri li ha insultati, ha cercato di ostacolare i rilievi del sinistro e poi ancora si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test e ha cercato di rubare il taser ad uno dei carabinieri intervenuti. Per questo motivo una 45enne italiana con precedenti penali è stata arrestata ad Arenzano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, guida in stato di con rifiuto di sottoporsi appunto all'alcol test. I controlli straordinari delle forze dell'ordine nel fine settimana appena passato quantificano circa 200 persone identificate, un centinaio di veicoli controllati, si è arrivati anche all'arresto di due persone, un 55enne italiano e un 30enne tunisino, in seguito a carcerazioni emesse dall'autorità giudiziaria locale per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e ancora ricettazione e violazioni di prescrizioni imposte. Sono state inoltre denunciate altre due persone. A Busalla, una 45enne di Genova, come dicevamo, è stata denunciata per i fatti di cui vi abbiamo detto, ma in questo caso tasso alcolico nel sangue 5 volte superiore al limite consentito. E ancora a Genova Castelletto, denunciato un 70enne genovese per furto aggravato al termine di un'accurata indagine dei militari. Torniamo in Piemonte con il lutto in provincia di Alessandria per la morte di Suor Gianna Guido, mancata l'altro giorno all'età di 75 anni. Insegnante per oltre 20 anni, preside dell'Istituto San Giuseppe di Tortora, dal 2012 al 2018 è stata direttrice della comunità dell'Angelo Custode di Alessandria. Suor Gianna era originaria di Bosio, prese i voti quando aveva 28 anni, si laureò in lettere all'Università
dell'Università di Genova. Suora delle figlie di Maria Ausiliatrice, insegnò in diversi istituti dell'Alessandrino. Negli ultimi anni dirigeva i corsi all'Unitra di Mornese. Il rosario sarà recitato questa sera nel Duomo di Tortona alle 19, alle 20:15 presso la parrocchia di Mornese, mentre domani 25 aprile alle 20:15 nella parrocchia di Bosio, paese d'origine di Suor Gianna. I funerali saranno celebrati a Bosio mercoledì 26 aprile alle 15:30. E si svolgeranno sempre mercoledì 26 aprile nel Duomo di Valenza i funerali di Mario Manprin, il 57enne volontario dell'Avis, morto improvvisamente ieri. Il rosario si terrà domani alle 19:30, sempre nel Duomo di Valenza. Manprin era molto conosciuto nella Città dell'Oro per il suo impegno che da anni svolgeva a sostegno dell'associazione volontari Avis. Un'altra associazione, l'associazione Plastic Free, ha aderito alla Giornata Mondiale della Terra prendendo parte a numerosi appuntamenti in tutto il Piemonte, scandagliati i parchi, i fiumi, i boschi. In provincia di Alessandria i volontari presenti nel capoluogo al Forte Acqui e poi ancora a Silvano d'Orba hanno raccolto quintali di rifiuti abbandonati. Sentiamo Fabrizio Mattana. Nella giornata mondiale della terra in Piemonte sono stati 12 gli appuntamenti organizzati da Plastic Free per la pulizia e la preservazione dell'ambiente. Molti volontari si sono dati appuntamento per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul grave problema legato all'abbandono dei rifiuti nell'ambiente. In provincia di Alessandria interessati il capoluogo e il territorio di Silvano d'Orba. Il 22 di aprile è una giornata che è stata presa come riferimento dal 1970, perché è proprio in quel periodo lì che in quella giornata lì ci fu una grande raccolta di popolo negli Stati Uniti per il pianeta. E ancora oggi al telegiornale ho visto dei dati molto sconfortanti, 1 milione di specie animali che sono a rischio di estinzione per colpa nostra e 2 miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua. Penso che siano cifre che dovrebbero far riflettere. Sono giornate di riflessione, tutti i giorni. Dovremmo avere dovuto rispetto per la natura, per quelli che ci stanno vicino, perché non siamo di passaggio qui, siamo, e questo, il pianeta Terra ci è dato in prestito, quindi vediamo anche oggi di fare la nostra parte, perché il fine ultimo è sempre la sensibilizzazione. Dobbiamo fare in modo che le persone capiscano che è importante rispettare l'ambiente, perché se rispettano l'ambiente rispettano anche loro stessi, i loro figli e i loro nipoti. Ad Alessandria invece 27 volontari hanno ripulito il Forte Acqui presso il quartiere Cristo. Torniamo ad occuparci di ricerca medica e della notizia che ha fatto il giro del mondo sul futuro impiego di vaccini a mRNA sperimentali per debellare le patologie oncologiche. Ne avevamo parlato con Giancarlo Icardi, direttore di igiene all'Università di Genova, e oggi torniamo a discuterne in studio con Maria Grazia Pacuola, medico senologo di Tortona. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Le aziende farmaceutiche Moderna, Pfizer, abbiamo imparato a conoscerle durante il periodo Covid, hanno annunciato appunto di essere pronte a produrre questo tipo di vaccini contro il cancro entro il 2030. Ovviamente si apre una grande speranza, ma chiediamo a lei alcune riflessioni, ecco, ovviamente passo dopo passo. Certo, la parola vaccini può essere fuorviante perché si chiamano vaccini anticancro perché utilizzano la metodica che è stata usata per i vaccini contro il SARS-CoV-2. In realtà questi sono farmaci che curano le persone che sono affette da neoplasia. Alcune di queste neoplasie, come il melanoma, il cancro del colon, il rene, e hanno il grandissimo vantaggio di essere farmaci mirati a quel tipo di neoplasia che ha colpito quella specifica persona. Quindi assolutamente una terapia sartoriale, allestita sulla persona.
Dottoressa, naturalmente nel mentre bisogna continuare ad affidarsi alla ricerca medica e alla scienza e ad utilizzare quello che già abbiamo. Assolutamente sì, questi sono studi in fase clinica molto promettenti che ci daranno dei risultati nel futuro, ma nel frattempo i farmaci per curare queste malattie ci sono, danno degli ottimi risultati e non si possono certo abbandonare lasciando le persone sguarnite nella lotta contro il cancro. Professoressa, lei ha studiato sotto l'ala del professor Veronesi, il sogno di ogni oncologo è quello di veder debellato il cancro. È una speranza grande appunto questa. Era il sogno del professor Veronesi di togliere il cancro dalla mammella, dal seno delle donne e soprattutto dalla loro vita, dalla loro mente, e forse ci stiamo proprio avviando su questa strada, speriamo il più velocemente possibile, grazie alla scienza e alla ricerca e allo sforzo di tutti. Grazie, grazie alla dottoressa Maria Grazia Pacuola per il suo prezioso intervento. Ora parliamo di altri argomenti collegati ad altrettanti traguardi. Sono le missioni in Ucraina portate in quella terra da Anteas, trasporto amico di Alessandria. L'ultima si è conclusa pochi giorni fa e a settembre si riparte. Cristiana Zanetto. Cosa ci ha lasciato questo viaggio? Beh, bella domanda, è stato un viaggio, il primo e l'ultimo sono quelli che hanno dato più emozioni, perché il primo arrivi e non sai cosa trovi, l'ultimo si è arrivato addirittura a Kiev dopo 2600 chilometri, si è arrivato nella capitale che è protetta da scontri che ci sono stati, quindi adesso è molto molto coperta da militari, quindi la situazione lì in questo momento è quella di una città che aspetta un eventuale assalto che potrebbe arrivare. La guerra in Ucraina scoppiava il 24 febbraio del 2022. Non ci hanno pensato molto quelli di Anteas, trasporto amico della CISL di Alessandria, e dopo pochi giorni partivano con i loro pulmini carichi di beni di prima necessità, non sapendo però che cosa si sarebbero trovati ad affrontare. Da allora non si sono mai fermati e l'ultimo viaggio si è concluso pochi giorni fa. Se il primo viaggio verso l'Ucraina ha significato per Anteas farsi carico anche di tante persone che scappavano dal teatro di guerra e venivano ospitate in Italia, negli ultimi viaggi si è trattato di portare strumenti atti a sostenere le mancanze logistiche del posto, come ad esempio generatori di corrente. La prossima impresa allora quale sarà? E vi serve qualche cosa? Volete fare un appello da portare ancora in Ucraina? Allora, intanto noi stiamo aspettando il nostro contatto ucraino, che è Andy Pavlovsky, che adesso è arrivato qua in Italia perché ha la moglie e i figli qua. Sarà lui a dire a noi che cosa serve. Da quel momento, quando noi avremo le informazioni che lui ci darà, ci metteremo in moto per recuperare quello che lui chiede. E chiediamo che quello che andremo a fare, perché non sappiamo se arriveremo di nuovo a Kiev oppure magari più lontano, comunque venga supportato dai media, perché riteniamo che sia stata un'impresa fatta da persone, ripeto, normali. Parliamo di altre azioni solidali, come quella del donare il sangue, che fa bene agli altri ma anche a se stessi. E questo è il messaggio lanciato dall'Associazione Novese Donatori Volontari Sangue del gruppo FIDAS, impegnata da anni nel promuovere appunto la donazione stessa di questo prezioso bene, qual è il sangue. Ce ne parla Fiammetta Merlo. Donare sangue salva vite. Si stima che in Italia ogni anno vi sia bisogno di 2.400.000 unità di sangue. Le trasfusioni anche di plasma o emoderivati infatti sono spesso fondamentali in caso di malattie, incidenti e operazioni chirurgiche. Ed è proprio in quest'ottica che l'Associazione Novese Donatori Volontari del Sangue da moltissimi anni si impegna a promuovere il dono del sangue volontario, anonimo, gratuito e periodico. Quando nasce la vostra associazione? Nasce nel 1954 con lo scopo di rendere accessibile e gratuita a tutti la disponibilità di sangue. Prima non era così. Quali risultati avete ottenuto? In questi 70 anni, collaborando con le istituzioni, abbiamo fatto molti passi avanti, arrivando nel 2022 a raccogliere 2.300 unità di sangue plasma. Perché donare?
Il sangue non si può fabbricare, quindi la donazione è un atto di grande responsabilità ed altruismo. Fa bene agli altri e fa bene anche a se stessi. Cosa vi aspettate dal futuro? Vorremmo vedere aumentare sempre di più la sensibilità nei confronti delle persone in difficoltà per la propria salute e vorremmo che coloro che potessero prendessero in considerazione l'idea della donazione di sangue. Dove si dona? Si può donare da lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Novi. Come si fa? È semplice, occorre prenotarsi telefonando da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 o, se avete bisogno di informazioni, al 346 94 3300. All'interno della caserma Scapaccino, nella sala convegno del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria, nei giorni scorsi si è svolta la prima assemblea sindacale del SIM, il Sindacato Italiano Militari Carabinieri. All'evento hanno partecipato militari dell'Arma Territoriale, i reparti speciali e forestali. Durante l'incontro i segretari provinciali di Alessandria, Alessio Giovacchini e Raffaele Abate, hanno illustrato l'evoluzione della democratizzazione all'interno delle forze armate fino alla legge, nonché l'organigramma della struttura sindacale, con l'indicazione dei servizi forniti, tutti fruibili, con apposita app del SIM Carabinieri. È stata inoltre illustrata la polizza della tutela legale, penale e amministrativa, l'assistenza stipendiale pensionistica, della quale tutti gli iscritti al SIM Carabinieri possono godere e usufruire in caso di bisogno. La pagina dedicata alla cultura con la mostra antologica ad Alessandria dell'artista Carlo Pace, intitolata Segni materiali fonemi, che è stata inaugurata a Palazzo Unvetus e che è anche sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Si tratta di 40 opere che rimarranno in mostra nelle sale d'arte in Piazza della Libertà fino al 29 ottobre. L'ingresso è gratuito. Raccontano i vari momenti di Carlo Pace, l'informale, l'arte povera legata agli anni 70 e ancora le tessiture degli anni 80 e i fonemi, pitture dal codice cromatico finalizzato alla comunicazione universale. De De Vinci. Inaugurata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla società Palazzo del Governatore, la mostra, che conta ben 40 opere esposte dell'artista Carlo Pace, sarà aperta al pubblico fino al 29 ottobre prossimo ed è allestita nelle sale d'arte temporanee al piano terreno di Palazzo Unvetus in Piazza della Libertà 28 ad Alessandria. Il presidente notaio Luciano Mariano della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha dichiarato: prosegue l'impegno culturale della Fondazione a favore del territorio locale e la mostra di Carlo Pace è veramente un evento di grande prestigio. Sia come mostra, sia come oserei dire evento culturale. Ecco, Pace è praticamente un contemporaneo, seconda metà del Novecento, ci ha lasciato da poco più di 20 anni e quindi un artista che merita veramente di essere valorizzato, di essere conosciuto dagli alessandrini, che non dimentichiamolo, Pace era un alessandrino. 40 opere, ma ne ha fatte anche di più che sono in altre città in esposizione. Allora, Carlo Pace ha fatto migliaia di opere, non era un commerciale, se fosse stato un commerciale limitava molto di più la produzione, era un istintivo, una persona che non amava essere chiuso negli schemi precostituiti e quindi quando gli veniva l'ispirazione lui dipingeva, faceva, dava sfogo al suo istinto artistico. Lui era un individualista, uno che, a cui piaceva seguire il suo istinto, la sua ispirazione e per questo ha prodotto tantissime opere. Qui ne abbiamo una bella rappresentanza, non tanto numerica quanto qualitativa. Dovrei ringraziare la signora Pace che ci ha dato queste opere perché è stata lei la vera artefice di questa opera. Lui diceva: io sono un quadro, sono un libro intonso che qualcuno prima o poi aprirà. Forse quel libro un po' per volta viene aperto, speriamo, penso che lo meriti, non perché sono stato sua moglie ma non me ne frega niente, quanto per il fatto che come artista penso che valga.
Siamo allo sport, non ci sono buone notizie per l'Alessandria Calcio, sarà il San Donato Tavarnelle il prossimo avversario dell'Alessandria nei play-out per la salvezza. Non è infatti riuscita ai grigi l'impresa pressoché impossibile della salvezza diretta dopo la sconfitta casalinga col Cesena, mentre la contendente Torres ha conquistato un importantissimo punto pareggiando con la Fermana. Fra poco i commenti sul match fra Alessandria e Cesena nella pagina curata da Fabrizio Mattana, subito dopo le previsioni del tempo e poi a seguire in diretta alle 13 su Telecity 7 Gold, sul nostro canale 10 l'appuntamento con Grigi nel cuore, quindi approfondimento sull'Alessandria Calcio, trasmissione condotta dal nostro De De Vinci, ospiti in studio con lui i colleghi giornalisti Fabrizio Pozzi e Mimma Caligaris, quindi seguite ovviamente anche il seguito di questi appuntamenti sportivi così anticipati. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Sarà il San Donato Tavarnelle, l'avversario dell'Alessandria nel calcio nei play-out, che era pressoché impossibile evitare, ma che i risultati dell'ultima giornata hanno suggellato. Col San Donato in campionato i grigi hanno vinto e pareggiato. Ma parliamo della partita di ieri contro il Cesena degli ex. È stato proprio uno di loro, Chiarello, che ha castigato i padroni di casa nel finale. Nettamente più forti i romagnoli, che già nei primi minuti sfioravano il gol, prima con Corazza e poi con Albertini. Bravissimo Liverani ad intervenire prontamente. Al 19esimo ci provava Christian Spendi, ma Sabbione deviava provvidenzialmente. Nel finale del primo tempo due ottime occasioni per l'Alessandria per portarsi in vantaggio, prima con un'incornata di Checchi e poi con la Mesta. Nella ripresa l'Alessandria riusciva a contenere il forse negli ospiti e non si registravano occasioni clamorose fino all'espulsione dell'ex Corazza per un brutto intervento su Checchi. L'Alessandria però non approfittava della superiorità numerica, anzi era il Cesena che trovava il gol del vantaggio, grazie a un'azione orchestrata da Mustacchio e Chiarello, quest'ultimo sfruttava perfettamente l'assist del compagno. Nel finale Sila sbagliava l'occasione per pareggiare, ed ora sarà la lotteria dei play-out a decidere la sorte dei grigi in un'annata da dimenticare. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì un nuovo fronte apporterà tratti dell'instabilità su parte delle regioni settentrionali. Le zone coinvolte saranno l'Emilia-Romagna, parte della Lombardia e anche il Triveneto. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sul Piemonte. Il Piemonte appunto non verrà interessato dal transito di questo nuovo fronte. Avremo condizioni di tempo stabile ed assolato per la giornata di martedì con cieli sereni e tersi e clima piacevole, con punte di 22-23 gradi. Situazione che resterà invariata anche per la giornata di mercoledì, contesto quindi di alta pressione e di assoluta stabilità atmosferica, temperature massime che saranno per lo più stabili o localmente in lieve flessione, ma in un contesto climatico comunque piacevole. Tutti i dettagli, come sempre, sull'app di Trevi Meteo.